Conferma l'unanimità per Nicola Manzi, segretario Wilm Chieti Pescara, al terzo congresso del sindacato con oltre 250 delegati giunti ad Atessa dalle due province. La crisi della componentistica e l'affanno del settore automotive sono stati al centro della relazione di Manzi, che così vede il futuro prossimo. Il futuro prossimo è ancora tutto da scrivere. Noi contiamo tanto che questo territorio e soprattutto le aziende metalmeccaniche reagiscano e si facciano trovare pronte alla ripresa, perché come tutte le crisi prima o poi la ripresa deve arrivare. L'unica cosa che dobbiamo stare molto attenti a non permettere questo ulteriore taglio occupazionale che è nei fatti sia sul mercato che noi facciamo sul territorio, e parlo di quello dell'automotive, ma soprattutto su quello che noi dovremo fare per il mercato del futuro, quello elettrico. Ci stiamo preparando, ho citato un'azienda in modo particolare, la San Marco Industrial, che sta già attivandosi per la produzione di colonnine per le macchine elettriche, colonnine per le ricariche delle batterie delle macchine elettriche. È un dato molto positivo di un'azienda che vuole guardare al futuro, come al futuro sta guardando la Honda, come al futuro sta guardando anche la stessa Sevel, nonostante i rischi che sono dietro l'angolo dovuti alla perdita del monopolio della produzione del veicolo commerciale leggero in Europa. Dovremo condividere con i polacchi questa nuova produzione e queste nuove sfide. Conto tanto nella professionalità dei lavoratori e della direzione Sevel affinché questo sbilancio che c'è tra i costi di produzione in Polonia e quelli italiani possa essere ricoperti con la professionalità, con l'intelligenza e la capacità quarantennale della produzione che si fa in Sevel. Non è facile fare quello che riescono a fare i dipendenti della Sevel, prodotti su prodotti con specificità enormi. Atteso dall'Assemblea l'intervento dell'amministratore delegato di Honda Italia S.p.A. Marcello Vinciguerra, che ha voluto lanciare un messaggio di fiducia per il futuro sulla scorta dell'inversione di rotta che lo stabilimento delle due ruote fece 10 anni fa, stipulando un patto di condivisione di progetto di sviluppo. Dalla paventata chiusura, oggi Honda conta 900 addetti e 1200 nell'indotto. 111.000 gli scooter prodotti nell'ultimo anno. Il cambiamento di 10 anni fa è stato questo, un cambio di paradigma nella collaborazione tra imprese e rappresentanti sindacali, che coltiviamo ogni giorno con le nostre RSU in maniera aperta. Il motivo per cui ci confrontiamo è il secondo elemento di forza, quindi ho detto coinvolgimento attivo nei progetti, rispetto del senso critico. Senza senso critico da parte vostra, da parte di chi porta interessi diversi, i progetti si impoveriscono e quindi hanno meno competitività. Quindi se vi voglio lasciare con due messaggi. Alla Honda questo già lo sapete che funziona in maniera aperta. Chiedete sempre di più coinvolgimento attivo nei progetti, quindi non scoprite alla fine che qualcosa è già accaduto, come è stato raccontato per qualche azienda, e usate in maniera propositiva il vostro senso critico, perché in questo modo si fa crescere il territorio. E il nostro obiettivo è quello di non solo di mantenere l'Abruzzo, ma di farlo sviluppare ulteriormente, renderlo più attrattivo per giovani e per investitori, per far scegliere di nuovo aziende come Honda di venire a investire qui.